Angelo Sanzio, ma cosa rappresentano l'amore e la bellezza nella sua vita? Ma l'amore in senso affettivo sicuramente è il motore immobile che da sempre muove ogni uomo, ogni donna, insomma dalla nascita dell'universo. Nella mia vita non c'è l'amore per scelta, però insomma credo sia la cosa che di più bello si possa augurare ad ogni individuo. E la bellezza... Da sempre consiglio anzitutto di coltivare una spiritualità, qualsiasi essa sia, e poi se possibile di farla trapelare nei canoni estetici, ecco, ma non è diciamo obbligatorio questo. E la mia, quella di modificare i miei connotati, è stata una scelta, e però insomma non mi devono prendere come modello di vita, magari per altre cose sì. Allora mi viene da chiederle, esiste secondo lei la perfezione fisica? La perfezione fisica non può esistere, o meglio, esiste sì, ma pare che ci sia una formula matematica che ci rivela il canone aureo che i greci utilizzavano, ma ognuno di noi credo sia perfetto nella misura in cui è unico ed irripetibile. Dicono a lei si è molto bravo anche a suggerire qualche particolare trucco o accorgimento per migliorarsi senza diciamo l'estremo ricorso alla chirurgia, è vero? Ma dall'età di 14 anni sono un consumatore molto affezionato di prodotti, insomma, di medicina estetica. Sono molto affezionato ad un'azienda farmaceutica che è l'Eugenomics, che conosco da tantissimi anni ormai, perché all'interno ha dei formulati, ingredienti straordinari che riescono a migliorare proprio nel profondo quella che è la pelle. E credo l'epitelio è l'organo più grande che noi abbiamo e va curato. Per Lucia Merisio Bramieri, la Calabria è uguale a criminalità, vacanze, monti turismo, arretratezza, cosa le viene in mente per primo? Allora, la Calabria io non la conosco molto bene, quindi è tutta una terra da scoprire, ma in questi pochi giorni sto scoprendo una terra meravigliosa di gente con un cuore, con una grande ospitalità e generosità, un mare e un sole meraviglioso. Addirittura sto pensando di prendermi una casetta in Calabria, perché mi piacerebbe poterci stare, e, insomma, quando uno ha un attimo di tempo per staccare dalla città come Milano, che è una città molto frenetica dove io vivo e lavoro, però poter fare una pausa qua non mi dispiacerebbe. Una donna di buon gusto in una gioielleria, sembra il suo habitat, cosa pensa del mondo dorato, appunto, dei monili, dei gioielli? Come si può notare, io sono un po' una gazzaladra, dove c'è qualcosa che brilla arrivo. Vabbè, io amo i gioielli, come credo la maggior parte delle donne, mi piacciono, li indosso con piacere e mi sento perfettamente a mio agio con i gioielli. Direi che soprattutto in questa gioielleria sto notando che c'è veramente di tutto per tutti, quindi non solo magari dei gioielli estremamente preziosi, ma anche delle cose più accessibili, quindi veramente, insomma, complimenti. Passaggio sul Grande Fratello, arricchisce o indebolisce? Fortifica. Delude, diciamo. No, deludere no, perché le esperienze nella vita sono comunque delle esperienze, anzi quando sono forti ti arricchiscono anche di più. Mi ha fortificato nel caso ne avessi ancora bisogno, nel caso la vita non mi avesse ancora provato abbastanza, devo dire che è stata una grande esperienza, sicuramente unica, perché per il contesto in cui mi sono trovata, per le persone con le quali ho dovuto, nel senso per mia scelta, accettare di convivere, esserne uscita comunque in piedi è stato un grande successo. Io devo dire comunque in qualche modo grazie a tutti quanti, perché
chi in un modo, chi in un altro, mi hanno anche sostenuta sotto certi aspetti. È stato uno scambio di energie, a volte ci siamo anche scontrati, però anche nello scontro, se poi uno lo elabora, può trovare motivo di crescita e di miglioramento. Eliana Michelazzo, una serata di ordinario calore umano, quando ci sono dei volti noti, dei volti che la gente ha imparato ad amare, come questa sera. Sono tornata dopo 2 anni qui in Calabria e sono contentissima di vedere il calore di sempre, ovviamente con i nostri ospiti Angelo Sanzio e Lucia Bramieri. Pamela, quali sono i programmi più immediati dell'agenzia? Beh, l'agenzia felicissima perché tanti imprenditori ci danno fiducia, quindi abbiamo un sacco di eventi per luglio e agosto, perciò ci rivedremo con Catanzaro TV. In agenzia adesso siamo un po' in pausa, poi riprendiamo con Uomini e Donne, Pomeriggio 5, Mattino 5, Domenica Live, un po' tutto. Eliana, la bellezza è un fattore effimero o ci si può costruire lavoro e futuro? Allora, la bellezza è una, cioè, per me è importantissima, nel senso la cura della persona, ovviamente anche Angelo è un esempio perché anche lui, insomma, ci tiene molto al suo viso, si cura molto e noi donne amiamo questo, quindi la bellezza è importantissima. Per la bellezza abbiamo anche una donna di vera classe come Lucia, che insomma alla sua età, che non dimostra la sua età, voglio dire, la cura è importantissima e lei è un esempio. Domanda decisamente seria, quasi tutti si soffermano sulle polemiche dell'eredità, pochi secondo me sulla storia d'amore con Cesare e soprattutto dei sentimenti nei confronti del grande Gino. Questa è una domanda alla quale io rispondo con molto piacere. La storia dell'eredità ormai è una storia vecchia, trita, ritrita, che non vale più nemmeno, forse non vale nemmeno più così di spenderci altre parole. Invece la cosa importante che deve rimanere e continuare è il messaggio che io porto puntualmente in occasione degli anniversari della scomparsa di mio suocero, con eventi che ho organizzato a suo favore, con un libro che ho scritto invece per quanto riguarda mio marito, che è andato completamente devoluto e ricavato in beneficenza alla Fondazione Assistenza e Studio Malati Ematologici del Policlinico di Milano. Ecco, queste cose belle, sane, gratuite, che io ho fatto per mantenere viva la memoria di due persone importantissime per la mia vita, non se ne parla mai, si parla sempre solo delle polemiche e inevitabilmente se uno tira fuori la polemica io devo rispondere, però mi piacerebbe poter avere l'occasione di parlare anche di questo. Senza la vetrina televisiva le decisioni personali e professionali di Angelo sarebbero uguali? Stesse. Senza la vita televisiva assolutamente sì, perché a me la televisione mi è venuta a scovare, non mi sono mai proposto, per cui hanno insomma reputato molto interessante la mia vita, il mio percorso e diciamo sono loro che si sono adeguati alla mia vita. Lasciamo le lezioni etiche a chi si sente in grado di impartirle. Ipocrisie o pregiudizio, cosa le fa più paura? L'ipocrisia. L'ipocrisia, perché ti trovi davanti a una persona che approccia a te con una maschera e poi dietro è tutt'altra, e preferisco una brutta verità, ma è una verità. Calabria uguale a criminalità, mare, monti e turismo, arretratezza, cosa? No, nel sud del mondo c'è il calore e la vita, l'amore e la vita. Io ho trovato tantissima bellezza nella Calabria, è una terra dove mi piace da sempre venire per le mie vacanze, ho moltissimi amici e tornerò molto volentieri tra voi. E se mi si dovesse chiedere che profumo ha la Calabria, dato che io sono un creatore di profumo, liquirizia è figo. Zia, questa è la busta bella bella. Un saluto a tutti gli amici della gioielleria Megna di Catanzaro Lido, ovviamente.